5 anni di esperienza amministrativa alle spalle ed un progetto da proseguire. Carmelo Sottile proverà a bissare la vittoria ottenuta nel 2013 e proverà a farlo rinnovando in parte il suo schieramento, allargandolo anche ad altre realtà politiche e sociali. Corrado Liotta e Giuseppe Zingale, gli assessori designati per una campagna elettorale che si preannuncia battagliata. E sono contento oggi di aver presentato questa lista con 16 persone candidate che conoscono a fondo le problematiche della nostra comunità e della nostra città. E sono convinto che insieme potremo continuare quell'attività iniziata 5 anni fa e risolvere i problemi che si presenteranno in futuro. Tante opere sono partite, soprattutto nel campo delle infrastrutture, ma altre se ne dovranno realizzare, come la riqualificazione di Villa Bianco, il potenziamento del nostro depuratore, i torrenti che attraversano la città, il centro urbano e soprattutto anche quelle che il nuovo riqualificazione dei plessi scolastici ancora da definire. E inoltre il completamento della casa comunale per quanto riguarda il finanziamento che da qui a breve dovrebbe essere rilasciato dal competente Dipartimento alle infrastrutture di Palermo. Sarà da parte nostra una campagna elettorale basata sui contenuti, del nostro cronoprogramma che noi andremo a presentare a breve nei prossimi giorni.